ragazzi, quest'oggi parleremo di Splinter Cell Conviction. Sam Fisher inizierà la sua nuova avventura in quel di Malta, precisamente nella capitale La Valletta. Sempre Sam, come sempre. Una cosa che dovete capire bene. Il Sam Fisher che conoscevate è morto. L'America l'ha ucciso, chiedendogli di compiere un sacrificio troppo grande, di superare un limite di troppo. È qui che Sam decide di rifugiarsi dopo le intricate e drammatiche vicende che ben 3 anni prima avevano tristemente coinvolto la figlia Sara, rimasta uccisa a causa di un misterioso incidente stradale. Da quel momento in poi Sam ha perso i lumi della ragione, arrivando perfino ad assassinare il proprio amico Lambert, ex capo della Third Echelon, pur di scoprire la verità sulla tragica sorte della figlia. Ma un indizio porta Fisher proprio sull'isola di Malta, luogo in cui, stando al suo intuito d'agente segreto, potrebbe nascondersi il presunto assassino di Sara. Tuttavia, mentre Sam si trova nel bel mezzo di un caffè all'aperto, gli giunge una telefonata della vecchia compagna d'avventure, l'agente Grimes Dottir, meglio nota come Grim, la quale gli rivela che Third Echelon è nuovamente sulle sue tracce, con lo scopo di arrestare la sua implacabile sete di vendetta. Dal punto di vista narrativo, Splinter Cell Conviction presenta una trama abbastanza semplice e lineare, ma già più profonda se confrontata con i capitoli precedenti, che non spiccavano di certo per favole e intreccio. L'idea di spettacolo cinematografico che gli sviluppatori hanno sapientemente implementato in Conviction garantisce una fruizione della storia molto più dinamica e vincente rispetto al passato, elevando così Sam a migliore incarnazione della serie, anche se per alcuni Chaos Theory rimane ancora insuperato. L'inizio del gioco rende chiaro il voluto adattamento della serie agli standard odierni, a partire dal sistema di copertura che ci permette di sfruttare l'agilità di Fisher per aggirare rapidamente uno o più nemici, grazie al fatto che in vicinanza di altre coperture potremo cambiare repentinamente posizione di guardia. L'approccio risulta davvero semplice ed intuitivo. Tuttavia, la struttura stealth del titolo non ci preclude, per fortuna, momenti di azione furtiva, che in fin dei conti rappresentano la stragrande maggioranza delle situazioni di gioco. Ecco quindi ritornare il buon vecchio Sam, silenzioso, invisibile, un tutt'uno con l'oscurità e dannatamente letale. Effettivamente, un modo esplicito per dire «Ehi, non ci ho mica perso la mano!». Interessanti le due abilità introdotte nel titolo, Marca ed Esegui, un sistema grazie al quale potremo letteralmente marcare 2 o più nemici, a seconda del livello d'esperienza acquisito, ed eseguire un'esecuzione rapida tramite la semplice pressione di un tasto, ed ultima posizione nota, la quale indica su schermo l'ultimo posto in cui i nemici ci hanno avvistati. Inoltre potremo dire addio al buon vecchio visore notturno, fedelmente sostituito dalla vista di Sam, in grado ormai di vedere al buio come se fosse in pieno giorno. Citando prima il livello d'esperienza di Sam Fisher, ci riferivamo naturalmente all'aspetto ruolistico del titolo Ubisoft. Durante il gioco, infatti, a seguito di azioni atte al superamento delle sfide P e C, acquisiremo punti esperienze, che tradotti in credito ci apriranno la porta verso un vero e proprio armamentario, grazie al quale saremo liberi di potenziare o acquistare una discreta quantità di armi. Un gameplay, questo di Conviction, decisamente più aperto a nuovi approcci e stili di gioco, che ben si adatta alle esigenze di tutti gli appassionati dello stealth, ma che implicitamente strizza l'occhio ai meno avvezzi al genere, che possono così avvicinarsi alla saga senza subire forti traumi. Menzione d'onore per il comparto multiplayer, che si incarica di approfondire la trama del gioco mediante un vero e proprio prologo, da affrontare interamente in cooperativa con un secondo giocatore. Fattore che aumenta visibilmente la longevità di un single player che purtroppo supera a malapena le 6-8 ore complessive, ma che se aggiunte ad altre 6 ore circa per completare la campagna online garantiscono una durata media di tutto rispetto. Durante la campagna cooperativa, suddivisa in 5 ambientazioni diverse, impersoneremo 2 agenti, Harker e Krestel, incaricati di sanare una temibile cellula terroristica e scoprirne gli intenti. A questi inoltre si affiancano altre modalità di gioco che prendono il nome di Cacciatore, Ultimo Uomo e Scontro Finale.
Sul fronte tecnico, Splinter Cell Conviction si assesta su ottimi livelli, da intendere forse più in senso artistico che in termini meramente grafici. A colpire sono il modello poligonale di Sam Fisher e dei suoi comprimari, realizzati in maniera soddisfacente, ricchi di particolari e dotati di espressioni facciali davvero realistiche. Tuttavia, ad elevare Conviction all'eccellenza, ci pensa un livello design assolutamente e decisamente ispirato. A stonare, ma solo in parte, è il comparto sonoro. Purtroppo il doppiaggio in italiano non rende giustizia alla figura di Sam Fisher, non più supportato dal buon Luca Ward. Se comunque basterà poco ad abituarsi alla nuova voce di Sam, lo stesso non si può dire per la colonna sonora, dallo stile fin troppo elettronico, sicuramente poco adatta a ricreare quell'atmosfera di ansia e spannung tipica dello stealth game. Splinter Cell Conviction propone una formula di gioco semplicemente vincente, azione fluida, trama scorrevole e design appropriato concorrono verso la promozione finale, consigliato soprattutto a coloro che desiderano avvicinarsi per la prima volta ad un esponente del genere stealth.